sono Emanuela Faresin, sono al primo anno di dottorato presso il Dipartimento di Beni Culturali dell'Università di Padova e insieme ai miei docenti Giuseppe Saremi e Alessandro Canci stiamo portando avanti questo progetto che riguarda il Multisensory Data Fusion per la prototipazione dei reperti archeologici. Gli obiettivi di questo progetto riguardano diversi aspetti. Innanzitutto ovviamente l'archeologia virtuale, perché attraverso le applicazioni della realtà virtuale vogliamo arricchire quella che è l'esperienza di musei e degli archivi virtuali, l'analisi delle caratteristiche a livello micrometrico della morfologia dei reperti con cui ci veniamo a scontrare, il data fusion e quindi l'integrazione di sistemi ottici e laser al fine di superare le problematiche relative ad ogni singolo sistema di scansione ed infine appunto la prototipazione rapida attraverso la quale otteniamo una riproduzione materica ad alta risoluzione dell'oggetto di studio. Questo può essere a scopo documentativo, divulgativo, di supporto alla didattica. Abbiamo affrontato diversi casi e ci siamo venuti a scontrare con diversi oggetti, dalle ceramiche alle fibbie alle statuette. Come esempio vi presentiamo oggi quello che è stato un reperto della mia tesi di specializzazione, che è un reperto, è un cranio proveniente dalla necropoli di Olmo di Nogara, che è una necropoli datata tra la media e la recente età del bronzo e si trova vicino al centro di Verona. È suddivisa in tre aree distinte e composta da oltre 500 tombe a rito misto. Questo complesso è stato oggetto di indagini sistematiche a partire dal 1987 e quindi si ha una documentazione di campo molto, molto ricca. La centralità di questo sito dipende da diversi fattori, innanzitutto il fatto che il suo range cronologico copre l'intero sviluppo delle città terramaricole. Il campione antropologico restituito dal sepolcreto è uno dei più ampi e completi di tutta l'età del bronzo italiana e in ottimo stato di conservazione. Quello che è interessante per gli antropologi è che diversi campioni maschili presentano delle trapanazioni o di traumi inflitti e il loro studio attraverso la scansione laser, la prototipazione, può essere utile per costruire lo stato di salute, le condizioni di vita e le cause della morte. Quando parliamo di multisensory data fusion, noi intendiamo l'acquisizione e l'elaborazione di dati provenienti da diversi sensori, in modo da fornire una più completa analisi e conoscenza di un oggetto. Gli strumenti che sono stati utilizzati si dividono fondamentalmente in due gruppi. La strumentazione laser non a contatto per la ricostruzione delle superfici e l'analisi delle caratteristiche morfologiche e la prototipazione rapida per le riproduzioni tridimensionali fisiche. E l'oggetto, il cranio, è stato acquisito con uno scanner a triangolazione ottica ad ottica mobile, che è conica Minolta, che utilizza una tecnologia a raggio laser a sezione ottica per effettuare la scansione di reperti. La luce riflessa dal pezzo viene catturata da una telecamera CCD e i dati poi vengono creati in formato tridimensionale sfruttando la triangolazione. Solitamente la pipeline di scansione si compone di pianificazione dell'acquisizione, acquisizione della geometria, allineamento dell'acquisizione, fusione delle acquisizioni ed infine l'elaborazione. Dico solitamente perché ogni reperto alla fine merita uno studio a sé. Comunque, in fase di pianificazione si deve garantire innanzitutto il minor numero di scansioni per diminuire quello che è il rumore di fondo e la possibilità di introdurre errori. L'ottimizzare il grado di sovrapposizione tra una scansione e l'altra, e questo ci è utile poi nella fase di allineamento, e cercare di non introdurre lacune, quindi zone non campionate dell'oggetto. L'acquisizione della geometria è un passo fondamentale, perché se noi introduciamo delle lacune o non eseguiamo una buona scansione, noi abbiamo meno dati. E in questo caso l'interfaccia del software del Minolta ci è utile, perché attraverso un range di colori noi sappiamo già quali saranno le zone che sono ben scansionate, quindi sono quelle che in figura vedete
tra il giallo e l'arancione, e quelle invece che potranno presentare degli errori o delle lacune. Successivamente le scansioni vengono allineate, quindi vengono fatte combaciare in modo da eliminare gli eventuali microspostamenti che ci possono essere durante la scansione, e le varie shell vengono poi fuse attraverso un comando di merge. Può succedere che nell'elaborazione, nel modello tridimensionale, poi si vengano a creare di piccoli fori. Questi possono essere chiusi in maniera automatica dai vari software di gestione dei dati 3D attraverso un comando di fill-all che va a costruire una superficie poligonale e va a chiudere la lacuna. E quindi si ottiene il modello tridimensionale, che in questo caso è privo della parte superiore, perché essendo quella che presentava le trapanazioni, si è scelto di scansionarlo con un altro tipo di laser. Questo laser è un braccio di misura che consente rotazioni di 360 gradi intorno all'oggetto con una precisione di 35 micron, per cui per oggetti molto piccoli o per particolari è un buon laser. Infatti questa è la posizione della parte superiore, e si può vedere come la zona di trapanazione o di depressione siano molto ben definite. Andando a delineare poi le due acquisizioni, otteniamo il modello multirisoluzione del cranio. A questo punto si può passare alla fase di prototipazione. E la tecnologia che utilizza la stampante 3D che abbiamo in laboratorio è quella di andare a stendere uno strato di polvere sulla bead platform, che è la piattaforma mobile dove si stampa. E il legante liquido viene iniettato attraverso una testina a getto di inchiostro, e ovunque questo legante si viene iniettato, insomma, la polvere solidifica. A questo punto la bead platform si abbassa, viene steso un altro strato di polvere, e l'operazione si ripete fino a che non viene stampato tutto l'oggetto. Si attende circa un'ora e mezza per l'asciugatura, e a quel punto viene aspirato il gesso in eccesso e si ha il prototipo, che può essere impregnato con degli impregnanti chimici o semplicemente anche con acqua e sale per renderlo più solido. E solitamente nella prototipazione si utilizzano file STL, quindi nuvole di punti, o URL se si hanno anche delle informazioni di colore. Se sono geometrie aperte, come nel caso del cranio, bisogna avere l'avvertenza di dare un minimo di spessore di 3 mm in modo che nella fase di estrazione l'oggetto non si rompa. E questo è il prototipo che otteniamo. Quindi, secondo noi, in conclusione, allora, i modelli tridimensionali hanno diversi vantaggi, tra i quali si può pianificare l'intervento di restauro e valutare in anticipo quello che è l'impatto, acquisire in maniera obiettiva e non invasiva la morfologia del reperto, e quindi dopo attraverso dei database documentarne nel tempo lo stato di fatto, valorizzare il patrimonio culturale mediante gli strumenti della virtual technology, e qua oggi ne abbiamo parlato a sufficienza, e ricostruire con il contributo degli esperti delle parti incomplete di opere mediante l'integrazione di tecniche di acquisizione tridimensionale CAD e poi prototiparle, e musealizzare opere di particolare importanza sempre attraverso la prototipazione, che magari si trovano all'esterno, creando delle copie in scala reale o in scala ridotta di materiale uguale o simile all'originale. Noi per esigenze di laboratorio usiamo del gesso, ma poi si possono utilizzare anche resina o altri tipi di materiali, insomma. E per ultimo, ma credo non meno importante, consentire la fruizione di opere di valore storico-artistico anche ai non vedenti. Qua vi ho riportato altri tre esempi di oggetti che abbiamo studiato, che abbiamo scansionato con gli stessi strumenti che avete visto prima e prototipato. Questa è l'Eracle contadina, che è una statuetta in bronzo alta circa 16 cm, custodita presso il Museo Nazionale di Adria, e scansionata appunto sia con il Minolta, con il faro, e poi prototipata. Questa è una sezione del criptoportico di epoca romana di Vicenza. Ed infine questo è un medaglione custodito presso il gabinetto numismatico del Museo Corrado di Venezia,
è un medaglione che raffigura Cesare attribuito al Filarete e siccome presentava delle patine di ossidazione su entrambe le facce è stato acquisito prima e dopo la fase di restauro e prototipato con l'analisi di curvatura, perché sui modelli tridimensionali abbiamo eseguito diversi tipi di analisi di curvatura in modo da cercare di valorizzare meglio i profili iconografici e poi abbiamo deciso di prototiparlo con